Dalla Calabria un altro duro colpo all''ndrangheta, con decine di arresti per associazione mafiosa in tutta Italia, disarticolata la componente militare, il servizio di Fabrizio Feo. I poliziotti entrano nelle abitazioni degli uomini dell''ndrangheta crotonese, gli arenano i Coscia, la famiglia De Mannolo, i cosiddetti pecorari, e si trovano davanti a gente che certo non suda, allevando ovini, mobili, suppellettili, di cui si può sicuramente discutere lo stile, ma certamente costosi, in cui si devono cercare i segreti di spietati criminali, trafficanti di droga, armati fino ai denti. Si aprono cassetti che custodiscono bracciali, orologi d'oro e altri preziosi, un po' kitsch. Costoso anche l'abbigliamento che mettono nel borsone, pure quando sanno di dover entrare in carcere. Ostentazione del rango criminale. L'indagine della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, oggi ha portato in carcere 36 persone arrestate tra Isola Capo Rizzuto, San Leonardo di Cutro e in altre province italiane, soprattutto al nord. È un'operazione che si conclude dopo anni di lavoro che già ci hanno portato a arrestare più di un centinaio di appartenenti a questa cosca. Con le intercettazioni telefoniche, soprattutto ambientali, riuscivamo a prevenire gli attentati che stavano organizzando. Cosche capaci di reclutare infiltrati, di contare sulla complicità di talpe nelle istituzioni. Gli indagati sono stati intercettati mentre discutevano di equilibri tra le famiglie di 'ndrangheta, delle tangenti da imporre o di affari legati alle imprese di cui si erano impossessati o che controllavano anche a Bergamo, Milano e Novara, o ancora di traffici di cocaina, di rifornimenti, di armi che gli investigatori della Squadra Mobile e del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato sono anche riusciti a filmare.